Salve ragazzi e benvenuti in questa ultima parte di, in realtà no, ci sarà la parte extra di Kirby's Adventure Wii in compagnia di mio cugino. Ciao a tutti ragazzi. Sempre ste voci finte. Allora, come si faceva ad unirsi? Ok, scegli il personaggio. Allora, abbiamo deciso di giocare in due perché così vi farò vedere anche. Prendi la foglia, ti consiglio, sperando che non laghi. Cosa stai facendo? Dai, prendi il potere. Non ti ricordi, la vibrazione è simulata e devi tenere premuto R1 tipo per simularla. Però adesso andiamo. Cosa? C'è qualcosa qui? Vabbè, no, non importa. Andiamo, non perdiamo tempo che qua. Tirato una laggata se non sbaglio. Ho deciso di... vabbè, partiamo benissimo. Ho deciso di mostrarvi che giochiamo così, in modo che così potrò... No, che brutto, sta laggando. Prossima, abbasso la qualità. Grazie, stronzetto, eh. Muori. Fai così. Aia. Dai, danneggialo però. Che okay, vabbè, io sto morendo. Ma targhetta sempre me. Ok. Ora. Che palle, sta laggando. Ora, attenti. Ecco, attenti. E io mi stavo già facendo danneggiare da sto stronzetto. No, oddio. Tantissimo. No, caspita. Magari non sbattere la scrivania se puoi. Così lo rende invulnerabile. Come? Facendo la mossa dello scatto. In teoria farà meno danno perché... Comunque basta posizionarsi dietro. Ok, perfetto. L'abbiamo ucciso e ora filmato. Thank you.
commovente. Mondo 8, un'altra dimensione. Quindi con uno si avanza, tenendo premuto si carica, tenendo premuto, no, scherzavo, con X si accelera, quindi sarebbe 2, e con uno invece, o nel nostro caso cerchio, si spara, c'è il colpo caricato. Questo è, penso sia una citazione a Space Invaders. Sei morto? Non dici niente? No, sono qua, sono un po' scioccato. Scioccato? Ma guarda che non è mica che dobbiamo fingere sia la prima volta che giochiamo. No? No, semplicemente non bisogna fare spoiler a chi non conosce il gioco, però noi conosciamo il gioco. Non c'è, mi sa, in questa modalità. Occhio, non fare... No, non andare lì! Non ti preoccupare. Sì. Guarda come muori ancora prima di... Non c'è il bacino qui, mi sa? Che poi, vabbè... No, stai fermo che muori! Vabbè, perderemo mio cugino a metà del boss, probabilmente. Vabbè, non è spoiler. Ah, ma adesso c'è il boss! Non è spoiler. È ovvio che è ancora vivo. Ovvio che finché dovremo affrontarlo, no? Questi non si possono rompere... In teoria questa mossa dovrebbe rendere invincibili, infatti. Si possono uccidere rapidamente così. Da un attimo di invincibilità. Ok, ci stavo per morire, sta cosa mi sta preoccupando. Non stare troppo vicino al bordo. Sì. Vabbè, questo è molto carino. Sosta qua, mi raccomando. Sosta nei punti giusti. Non farti uccidere. Su quando ti trovi nei punti dove si può ripararsi. Questo è gigante. Vabbè, a parte i doppi sensi. Recuperiamo la vita, occhio a non perderla subito, e siamo arrivati a questo punto. Io devo vedere se sta registrando, perché ovviamente non ne sono mai sicuro. Se stealth io lo metto. Facciamo un applauso al nostro caro Landia, che mi sono appena reso conto possa respirare nello spazio. Quindi un bel applauso a lui. Un bel GG, direi. E qua sarà un casino con i tasti. Quindi ora che ho scoperto sta cosa dell'invulnerabilità, dovrebbe rendere il tutto molto più semplice, ovviamente. Io non l'avevo mai scoperta. Ah, curiosità, se voi giocate in due, logicamente non è che diventa così facile. In pratica il danno che farete sarà ridotto rispetto, cioè più siete, meno danno gli farete con un colpo. Perché se no... Aspetta, stai fermo. Vedete che gli tolgo praticamente nulla per questo. Perché se no sarebbe troppo semplice, ti converrebbe giocare da solo con due controller... E allora puoi fare così. Io sto morendo intanto. No, dai. Ho messo peggio io. No, in realtà no. Ok, perfetto. E carichiamo il colpo. Io adesso non sapevo prima che si potesse fare sta roba, e quindi era tutto molto difficile. Ok, così. Ora lui o lei, boh, non so chi sia, no, in teoria lei, perché è nastro e barca, e ci farà sto attacco. È già finito, carichiamo il colpo quando non possiamo farci nulla. Giù. Ok, sparagli ora su. Ok, mi ha preso.
Ok, qui bisogna spammare. Spammiamo. Aia. Cavolo, ho stra poca vita. Ok, mi sono salvato. Oddio. Ok, di nuovo sta roba. Carica il colpo. Ricordati di usare X. Qua, lo sapevo. Mi sa che... Ok, giù. O qua. Io starei qui. Sì. Ok, carichiamo il colpo intanto. Ricordati di usare la mossa con X. Ok, mi sono salvato in extremis. Usa X qua. Spamma abbastanza. Ok. Ok. Zitto, zitto ora che... Ma perché è deficiente e si teletrasporta di un metro alla volta? Darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ecco, loro non lo sapevano usare la mossa con X. Ora prendiamo l'abilità migliore del gioco, mi raccomando. Sì. No, aspetta, prendila. Ti ricordo con... Tieni premuto R1. Non funziona. Come non funziona? Un attimo, è problema tecnico, manda la pubblicità. Ok, rieccoci. Vabbè, allora noi possiamo fare così. Ti consiglio, tieni premuto cerchio così. Fai stiamo occhio qua. Occhio. Occhio a sto tizio, via via via! Ok. Ok. Ti immagini non stiamo registrando l'altro. Occhio, via, via al lato, via al lato, via al lato! Corri al lato, corri al lato! Mi spiace se non stiamo parlando molto. Dovremmo parlare di qualcosa. Che dire? Questa è la parte finale. Io okay, do sempre non... riferimento temporale. Non fare fuoco. Occhio su. Quando lo faccio anch'io, perché sennò diventa immune. Oggi è il 30 settembre. Io non so quando vedrete questo video. Probabilmente boh. Quasi morto. Ok, rieccoci. Ora non muore. Farò io sta parte perché sono il giocatore 1 e quindi ce l'ho più lungo. Okay. Vuoi che lo prenda anch'io? No, devo colpirlo con questo. Che brutta sta laggata. Perché lagga? Sta laggando tantissimo la registrazione.
fermo, cioè taglio sta parte, però ora questo si sistema così, lui muore, in realtà non è ancora morto, però dettagli, occhio qua, via ai lati, corri al lato, corri al lato. Prendilo, no, prendilo, prendilo. Guarda, mi ha trollato alla grande. Ok. Che laggata fotonica. Ai, dai. Per fortuna, da notarsi, ogni boss si fa uccidere con le sue stesse mani e non impara mai dai suoi errori. Cioè, non è che cambia il modo di ucciderlo attraverso il livello, cioè sì, ma no. Che non muore? C'era l'elettro, prendilo, prendilo l'elettro. Allora, volevi dire qualcosa? Vorrei far notare, sì, volevo farvi notare la bellezza. Parla forte però, di Kirby Mega Spada. Parla forte che non si sente. Vorrei fare un applauso al nostro amico boss, Lor, che crede nel fair play, infatti ci ha dato dei poteri molto utili. Su, 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 su. Ok. No. Su, 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 su. Io mi ricordo sto boss da piccolo mi sembrava chissà quanto difficile. Adesso non dico che si fa da solo, ma poco ci manca. No. Occhio, stai dove non c'è la stella. Su, 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 su. Pensavo facesse la stella. E non saprei che altro dire in realtà. Occhio alle spade. Aia. Oh, non mi ha preso. Ok, ho capito, devi stare in. Occhio di questo. Oddio. Su. Lo sto sdrummando, lo sto sdrummando. Guarda come va giù la vita. Aia. Dammi il mio potere, strunz. Per fortuna. Giù. Su, 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 presto. Controlliamo sempre che stia registrando, che non si sa mai, ho avuto brutte esperienze, ma io lo dico sempre, ma avrete capito che io almeno 100 volte ogni video devo controllare che stia registrando. Occhio qua. Occhio che ci sdrumma, se non stiamo attenti. Ok, ora sei contento. Uccidiamolo. Via. Sì.
che cade, ma sa volare, perché non dovrebbe cadere, scusa. Le frecce tricolorano. Ma perché salutano? Se ne sono andati via. Vabbè, dai, salutano la farfallina. Salutano la telecamera. Sono commossa. Vabbè, basta. Vabbè, abbiamo visto il finale. Ora non so se dovrei far vedere i titoli di coda. In Astro Playroom non l'ho fatto. Però non so se sono... Vabbè, li velocizzo. Ah no, giusto, non posso velocizzarli da qua. Che peccato. Vabbè, ci parleremo un po' sopra. Tra parentesi, a quanto siamo? 25 minuti. Vabbè, che dire di questo gioco? Molto bello. Poi, migliore. Non lo so se è il migliore, perché anche Kirby Triple Deluxe forse. Però in teoria è un remake di un gioco del NES, in teoria. Vabbè. Comunque è molto bella la storia. Molto. Confermo. E sì, ma parla forte, perché il microfono è lì. Vabbè. E poi che dire? Non lo so. Come sono poco professionale. Beh, adesso abbiamo finito Kirby Adventure. Sì. Iniziamo. Ci vedremo ci vedremo per il prossimo video, che sarà una parte extra, durerà meno, in cui vi farò vedere magari i minigiochi di Colpisci il Robottone e di Dojo Ninja, e magari qualche stanza e gli extra che abbiamo sbloccato. È da vedere se completerò le sfide. Di sicuro non farò la seconda avventura, che è la stessa cosa, solo che cambia che il salvataggio ha il colore rosso a caso. E abbiamo capito che Lor è sparito da una stella ed è stato preso che manco Voldemort, e la lore è tornata a casissimo. E io basta così con queste scritte, magari, che sono i titoli di coda, sai. Però io vi ringrazio per aver seguito questo walkthrough / gameplay / / /. E ci vediamo ad un prossimo video, ad un prossimo gameplay. Ciao. E ora vi velocizzo ste robe, perché basta. Bertollen, Thomas Bertollen. C'è uno che è Superman. James Clarke. Vabbè, Superman dei poveri. Sì.
Maria Gay Moreno, poi bellissimo. Poi c'è anche Gesù. Non l'ho visto quello. Sean Egan, Scott ex no, Callahan Nordio, Zenta Ando. Cos'è al contrario? Ken Usada, che è zio di Yuki Nishimura. Abbiamo Yusuke Ota, che è l'aggiornamento via software on there. Tetsuya Abe, che bel nome, mamma mia. Ma parla forte. Hiroaki Suga. Chissà come Suga. Ricordiamoci, noi salutiamo suo fratello che si chiama Suka. Ovviamente il pippone, che sono i marchi registrati. Perché sto cane ha delle uova? Beh, non ci facciamo domande. A me non è mai sembrato un cane, io pensavo fosse un granchio, un personaggio. Oddio. Ti ho aperto un mondo. Sì. Beh, i nostri eroi sulla stella. Fine? Chi lo sa? Non so però se si sblocca qualcosa facendo anche il resto. La modalità extra. Una nuova mirabolante avventura ti attende. Non so se si sblocchi qualcosa. Magari me lo giocherò per conto mio. E poi vedremo. Se c'è qualcosa, magari caricherò sul canale o vedrò. Tanto ora che esca questo video, farà passare. Vabbè, direi che possiamo salutarci. Per oggi è tutto, vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento ad un prossimo gameplay, anche se l'avevo già detto. Ciao!